Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV in primo piano. Ci sono le ultime news che arrivano dall'Ucraina. Mariupol è sotto il controllo russo, lo ha annunciato il ministro della Difesa Sergei Shoigu e lo stesso Putin parla di un successo nelle città. Ha spiegato all'inizio dell'assedio si trovavano 8.100 combattenti e mercenari stranieri, oltre 4.000 dei quali sono stati eliminati. Circa 2.000 i soldati che sono però ancora serragliati nelle acciaierie Azovstal. Lo stesso Putin ha ordinato di fermare gli attacchi, in questo caso invitando gli assediati ad arrendersi in cambio della vita. Dalla città sono stati evacuati intanto 142.000 civili. Il presidente ucraino Zelensky ha riferito che il 95-98% degli edifici è distrutto. Kiev ha chiesto anche un corridoio umanitario urgente dallo stabilimento Azovstal, dove si troverebbero circa 1.000 tra civili e 500 soldati feriti. Il leader ceceno Kadyrov invece ha ricevuto un piano per assassinare il presidente ucraino il 3 febbraio durante un incontro col presidente russo. Va detto il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino, Danilov, parlando ad una radio ucraina, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform. Secondo Danilov, il piano per eliminarlo era stato concordato nella riunione con Kadyrov, che si era impegnato perché la propria unità cecena completasse la missione. Nel frattempo, armi e munizioni affluiranno ogni giorno per aiutare gli ucraini a difendersi dall'aggressione russa, ha detto ieri Biden, il presidente americano. I nostri partner hanno iniziato a capire cosa ci serve e quando ne abbiamo bisogno, ovvero subito, ha aggiunto Zelensky. Mosca nel frattempo ha testato un nuovo missile balistico intercontinentale, il Sarmat, che secondo Putin fa riflettere coloro che minacciano la Russia. Russia che vede nuove sanzioni nei suoi confronti da parte dell'Unione Europea, il petrolio ci sarà, cresce l'ipotesi del tetto al prezzo del gas. L'embargo al petrolio nel breve termine, quello sul gas, sul tavolo del summit dei leader europei di fine maggio. Mentre gli Stati Uniti varano nuove sanzioni contro Mosca e i suoi oligarchi, l'Unione Europea si prepara al passo più difficile nel percorso delle sanzioni contro la Russia, allarme estrema per cercare di provocare il default di Mosca. Non è facile e per ora manca ancora l'unanimità, ma nei corridoi di Palazzo Berlaymont si sta accelerando sulla messa a punto del sesto pacchetto di misure, quello che, come ha spiegato un funzionario della DG Energia in Commissione Affari Esteri al Parlamento Europeo, includerà sicuramente l'embargo al petrolio. Non sarà uno stop hic et nunc, ma, come è accaduto per il carbone, prevederà una graduale eliminazione. La Germania lo farà entro la fine dell'anno, ha annunciato ad esempio la ministra degli Esteri di Berlino, Annalena Baerbock. Sul fronte sanzioni è ancora Washington a giocare d'anticipo, annunciando misure che andranno a colpire la banca commerciale Transcapital Bank e 40 personalità ed entità russe, tra cui Konstantin Malofei. Da qui al vertice europeo del 30-31 maggio la discussione sull'indipendenza energetica dell'Unione Europea entrerà nel vivo, con il gas a fare da protagonista, senza avere uno schema delle contromisure. Paesi come Germania e Ungheria, e non solo loro, non diranno mai sì all'embargo al gas. Altri, come l'Italia, una possibile contromisura l'hanno già proposta, è il cosiddetto price cap, il tetto ai prezzi del gas. Adesso il tetto ai prezzi avrebbe anche una funzione sanzionatoria perché permetterebbe in ogni caso di pagare meno il gas russo. Di Russia e Ucraina, ma non solo, si è parlato ieri nel confronto TV tra i candidati alla presidenza della Francia, Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Nel duello non convince la seconda con Macron che va all'attacco. Si è trattato dell'ultimo dibattito prima del voto per il ballottaggio. Ancora qualche istante, stiamo perfezionando il servizio che ci parlerà appunto del dibattito che c'è stato ieri in Francia, il dibattito televisivo per quanto riguarda la presidenza della Repubblica francese. In attesa di recuperarlo, ci spostiamo a parlare di scuola e in Friuli Venezia Giulia, in particolare stamattina il congresso regionale della UIL a Capriva ha trattato i vari temi sul tavolo, dal calo degli alunni per quanto riguarda le iscrizioni al prossimo anno scolastico alle difficoltà di personale e non solo. Per noi c'è Angela Caino da Capriva. Buongiorno.
Sì, buongiorno David. Il castello di Espessa, Capriva del Friuli, ospita questa mattina il congresso regionale della UIL Scuola. Presente anche il segretario nazionale della UIL Scuola, Pino Turi. Un'occasione questa per fare il punto sulle criticità, sulle difficoltà del sistema scolastico anche in Friuli Venezia Giulia, tra la cronica carenza di personale, il problema delle elevate bocciature ai concorsi, il 90% dei candidati anche in Friuli Venezia Giulia non è risultato idoneo, e poi ci sono anche i 4.000 iscritti in meno al prossimo anno scolastico nelle scuole regionali. Di tutto questo abbiamo parlato con il segretario regionale Ugo Previti. Allora andiamo a sentire l'intervista e poi la linea può tornare allo studio. Allora, non dobbiamo preoccuparci per i 4.000 alunni in meno, perché sono i 4.000 comprendono tutti gli ordini della scuola, per cui infanzia, primaria, primo grado e secondo grado. Questo non significa che ci deve essere un calo per forza dei docenti. Questo significa che per ogni ordine bisogna stare attenti, non fare classe pollaio, cosa che si sta cercando di fare in direzione regionale, non fare classi pollaio e cercare di dare ai ragazzi una formazione corretta. Il vero problema, a parte il numero degli alunni, sono anche i concorsi. Prendo anche questo argomento perché è un tema molto importante. Abbiamo tanti concorsi in atto, però molte persone sono state bocciate. Questo cosa significa? Non significa che il personale che ha fatto il concorso, i docenti che rientrano nella comunità educante, sono ignoranti e non sanno fare. Significa che questo tipo di concorso che si sta attuando è sbagliato. La scuola non è un ufficio pubblico, la scuola ha bisogno di formazione di altro modo. Il concorso non deve essere fatto a domandina, a quiz, dovrebbe essere fatto in pratica sul territorio, a mio modo di vedere, per capire se il docente è in grado di trasmettere la materia, perché quello deve fare, trasmetterla e farla amare. Quali le richieste all'ufficio scolastico regionale? Oggi c'è anche il segretario nazionale, quindi ai vertici, al ministero. Sì, allora naturalmente verrà anche il direttore regionale. Chiediamo un attimino che di stare attenta nelle classi pollaio, non fare classe pollaio, non avere tanti alunni per classe. All'assessore chiediamo collaborazione, cosa che stanno facendo già adesso, per cui non posso dire, anzi disponibilissima nel dialogare e nel parlare, per cui è importantissimo. Al segretario nazionale cercare di avere, tiro l'acqua al mio mulino e alla regione che rappresento, di avere più personale, sia docente che ATA nella regione. E badiamo, abbiamo visto una bozza dell'organico del personale ATA, cioè amministrativo, tecnico e ausiliario, e quello mi preoccupa perché abbiamo una riduzione del personale collaboratore scolastico e anche amministrativi. Questo che significa? Siamo ancora in un periodo di pandemia. Non siamo usciti, anche oggi sulla stampa si diceva che c'erano problemi di aumenti. Se noi togliamo anche il collaboratore scolastico nelle scuole, che non è l'ultima ruota del carro, è una parte della comunità educante, anche lui è un educatore nella sua forma, per cui è importantissimo che ci sia il collaboratore scolastico. Detto questo, il collaboratore scolastico deve essere a scuola, dobbiamo avere più organico per tutelare, specialmente negli istituti dell'infanzia e primaria, dove il collaboratore scolastico è parte integrante della struttura. Da un sindacato, quello della UIL, che tratta gli argomenti legati alla scuola, ad un altro, la CISL, che invece fornisce oggi dati sui livelli di occupazione per il Friuli Venezia Giulia, ma la fotografia al momento non basta a rassicurare il sindacato, preoccupato da un futuro non troppo lontano in cui peserà sempre di più il caro energia, ma soprattutto la carenza delle materie prime. Se guardiamo i dati relativi all'occupazione, è evidente il generale trend di crescita della nostra regione, dicono dal sindacato, anche se in questo quadro più che positivo emergono già dei motivi di preoccupazione, come ad esempio l'elevato tasso di disoccupazione che continua a caratterizzare la componente femminile, che si assesta sul 7,5%, ma che in territori come Gorizia e Udine arriva anche all'8,5% e al 9%. Allo stesso modo, un dato da tenere sotto controllo è quello della provincia di Trieste, con il numero di occupati che tra il 2020 e il 2021, in controtendenza rispetto agli altri territori, è sceso di un migliaio di unità, con un tasso di disoccupazione salito dal 4,4% al 5,6%, ha detto il segretario della CISL Cristiano Prizzo, responsabile del Dipartimento Industria del sindacato. Sul fronte contagi, invece, ad una decina di giorni dal 1° maggio, data in cui dovrebbe decadere l'obbligo delle mascherine al chiuso, nuovi casi, ricoveri intensivi e decessi presentano una lieve tendenza alla flessione.
Tuttavia la circolazione del virus è ancora molto elevata, di conseguenza abolire l'obbligo di mascherina al chiuso è una decisione molto avventata, e quanto afferma il presidente della GIMBE, Nino Cartabellotta. Negli ultimi 7 giorni i contagi sono scesi del 19,1%, ma a fronte di un meno 20% di tamponi diminuisce dell'87,9% il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva e del 7,3% il numero dei decessi. Sul fronte sanitario, stamattina a Gorizia il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha partecipato ad un sopralluogo per la riqualificazione del pneumologico. Vediamo le novità su questo fronte. Assessore Riccardi, qui in questo stabile sorgerà il nuovo ospedale di comunità, una struttura, una novità con la quale la gente deve ancora iniziare a prendere dimestichezza, a capire bene cosa sarà. Ci spiega bene come cambieranno le cose? Beh, non solo l'ospedale di comunità, qui sorgerà anche la casa della comunità, sorgerà la centrale operativa territoriale, ci sarà l'hospice, il SUAP e questi moduli dell'ospedale di comunità, che sono quelle strutture che ci hanno fatto più soffrire nel corso della pandemia. Cioè, cos'è l'ospedale di comunità? È quel modulo di una ventina di posti letto che consente un ricovero breve prima di una domanda ospedaliera o nella post-attività ospedaliera. Cioè una struttura che consente di uscire o di entrare davanti a una domanda ospedaliera importante, che oggi determina percorsi inappropriati e nel corso della pandemia ci ha imposto la riconversione di molte strutture, tra queste dell'RSA, degli hospice, perché il punto delle cure intermedie è il punto nevralgico del sistema, del percorso delle cure. Noi dobbiamo cambiare approccio rispetto a questo, non è detto che serva un ospedale, anzi più lontano dall'ospedale le persone stanno vuol dire che meglio riescono a garantirsi i percorsi di cura, ma è evidente che nel momento in cui non devi far ricorso all'ospedale devi avere delle altre strutture che siano in grado di darti assicurati le risposte di salute. Sicuramente l'ospedale di comunità diventa un elemento importante che noi stiamo organizzando in tutta la regione secondo gli standard che ci vengono dati dallo Stato, con fondi anche statali ai quali aggiungiamo una programmazione e fondi importanti, addirittura superiori del bilancio della regione. La cronaca con una serie di incidenti che sono accaduti stamattina attorno alle 7.15 lungo la regionale 14, la strada costiera all'altezza di Orisina, per causa al vaglio delle forze dell'ordine. Si sono scontrate un'auto proveniente da Santa Croce e una moto diretta verso Monfalcone. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo classe 1986, è risultato ferito, è stato preso in carico dal 118 e trasferito in ospedale per le cure del caso. Sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, la guardia di finanza e la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico con inevitabili disagi alla circolazione. Incidente stradale stamattina anche ad Artegna, con una persona risultata ferita, l'auto è finita fuori strada lungo la statale 13 Pontebana, e ancora vigili del fuoco e carabinieri in azione a Roveredo in Piano con un ferito che è stato trasferito in ospedale. A proposito di incidenti, uno dei tratti che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ha visto diversi sinistri, è quello che interessa al tratto di A4, compreso tra la Tisana e Sanstino di Livenza, oggetto dei lavori di realizzazione della terza corsia. La Fondazione Think Tank Nord-Est sollecita il completamento dell'intervento e anche una realizzazione del casello di Bibione. I ripetuti incidenti lungo la A4 Venezia-Trieste, che si verificano con maggiore frequenza nel tratto dotato di due sole corsie per senso di marcia tra San Donà di Piave e Portogruaro, riportano al centro dell'attenzione la pericolosità di un'autostrada strategica per tutta l'Europa. La fondazione Think Tank Nord-Est negli ultimi anni ha più volte denunciato i rischi derivanti dai ritardi nella conclusione dei lavori di realizzazione della terza corsia e, secondo le stime elaborate dalla fondazione, il 2022 segnerà il nuovo record assoluto del traffico pesante. L'aumento del traffico rischia di complicare ulteriormente la situazione e, in mancanza di interventi immediati, la Venezia orientale teme pesanti ripercussioni anche sulla viabilità locale, con gravi disagi per la popolazione e le imprese. Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione Think Tank Nord-Est, preme sulla priorità di accelerare il passaggio di consegne ad autostrade Alto Adriatico, i cui tempi tecnici vanno ridotti al minimo al fine di velocizzare il completamento della terza corsia, e aggiunge
ribadisce l'importanza di potenziamento degli accessi alle spiagge a partire dalla realizzazione del casello di Bibione, uno svincolo atteso dagli operatori turistici in quanto consentirebbe di favorire l'afflusso e il deflusso dei turisti e di liberare i caselli di Latisana e Portogruaro. A proposito di Venezia, si avvia ad aprirsi il weekend con la Biennale d'Arte. Tra le tante iniziative collaterali che hanno preceduto l'inaugurazione, che avverrà sabato, c'è anche la collezione della Illy per celebrare i 30 anni dalle prime realizzazioni delle tazzine di design. Fino al 30 giugno una mostra che sarà ospitata proprio alla Biennale e poi il trasferimento al Salone del Mobile. Coloratissime o minimaliste, d'artista e d'autore, piene di messaggi o di semplici sogni e suggestioni. Quanta arte può entrare in una tazzina di caffè? È con una grande mostra nei giorni della 59esima esposizione internazionale d'arte di Venezia che le Illy Art Collection festeggiano i loro primi 30 anni. 30 anni in cui le iconiche tazzine hanno saputo trasformare un oggetto quotidiano in una tela bianca sulla quale si sono cimentati grandi maestri di fama internazionale come Pistoletto e Kunelis, Jeff Koons, William Kendridge, Anish Kapoor e Marina Abramovic. Ernesto Illy nel 91 decise di scrivere un brief di addirittura 51 pagine in cui descriveva la tazzina perfetta e chiamò poi Matteo Thun a realizzare questa tazzina bianca col logo rosso che ormai da 30 anni tutti conosciamo ed amiamo. Ma non ci siamo voluti fermare lì. Abbiamo offerto questa tazzina ai più grandi artisti contemporanei e abbiamo chiesto loro di immaginare che fosse una tela sulla quale esprimere la propria creatività. Nella Serra dei Giardini Reali di Venezia fino al 30 giugno la mostra svela 114 collezioni e 459 tazzine diverse che rappresentano una delle più grandi raccolte d'arte contemporanea. Quest'anno abbiamo una collezione biennale di 6 tazzine. Ognuna realizzata da un artista diverso. Gli artisti sono stati scelti da Cecilia Lemanni, la curatrice della Biennale, che ha saputo mettere insieme artisti di culture, di provenienze, anche geografiche, molto diverse. Ne è nata una collezione davvero affascinante e unica nella sua eterogeneità. Penso che sia sempre una bellissima sfida trovare l'artista giusto per un progetto così specifico, un progetto che ovviamente è molto iconico, ha una lunghissima tradizione di collaborazioni con importantissimi artisti, ma volevo anche portare un po' di poesia forse a queste tazzine e per questo ho scelto artisti che hanno un po' una propensione anche per la poesia, come Cecilia Vicugna o come Precious Okoyomon e altri che hanno anche un po' di ironia come Aki Sasamoto, che quando bevi sembri di cadere in un vortice. Quindi è come dicevano prima, è come una piccola tela dove gli artisti possono sperimentare creazioni artistiche in miniatura, ma è sempre molto bello vedere cosa riescono a fare anche in una dimensione così piccola. Dal caffè al vino, ufficializzati a Casarsa della Delizia i vincitori dell'ottava edizione di Filari di Bolle, la selezione dei migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia, i quali saranno premiati nel corso della cerimonia di inaugurazione della 74esima edizione della Sagra del Vino, in programma da domani, venerdì 22 aprile, alle ore 18, col taglio del nastro ufficiale. Antonio Tesolin, presidente della Proloco di Casarsa della Delizia. Dopo 2 anni di stop, la macchina della Sagra del Vino è pronta a ripartire. C'è tanto entusiasmo, vero? Sì, effettivamente eravamo preoccupati, ma ci troviamo in tanti a lavorare per tanto, ma la cosa simpatica è che tutti vogliono fare. C'è una collaborazione grandissima tra la parte della pubblica amministrazione, i commercianti, le attività produttive, il mondo del volontariato, le associazioni che fanno i chioschi e tutti impegnati a far vedere che Casarsa mantiene quella che è stata la sua grande festa fino al 2019, che oggi riparte con grande fiducia e prospettive di crescita per il futuro. Al centro l'enogastronomia di qualità. Cosa si potrà degustare a Casarsa? Allora, abbiamo fatto un ragionamento molto onesto con tutti i produttori del territorio e con i chioschi e con le attività che permettono di poter fare ristorazione. Quella di aprire i prodotti di filiera, i prodotti di vicinato, di conseguenza dalle patate alla polenta, alla carne, agli insaccati, a tutte quelle cose senza escludere chiaramente il vino, perché qui siamo a casa del vino, insomma, di conseguenza questa è la festa del vino. Ecco, e questo ci ha permesso anche di scoprire cose nuove, insomma, che sicuramente gli anni che verranno porteranno delle bellissime sorprese. Quindi fino al 2 maggio attendete tanti visitatori e ci sono proposte per tutte le età. Sì, abbiamo concentrato alcuni ragionamenti per quanto riguardava l'accoglienza.
puntiamo ad accogliere le famiglie, puntiamo ad accogliere i giovani, ma puntiamo anche a dare una forte impronta culturale, facendo il cuore pulsante la Casa Colussi Pasolini, centro di tutte le attività culturali, e poi tantissimi eventi e mostre e iniziative anche che ricordano la storia di Casarsa, con delle mostre per passare tranquillamente qualche giornata in serenità. Ed ora apriamo la pagina sportiva tornando alla sfida di campionato, il recupero giocato ieri sera alla Dacia Arena che ha visto l'Udinese sconfitta proprio sul finale dalla Salernitana per 1-0. Il servizio di Stefano Giovanpietro. L'Udinese si ferma inaspettatamente dopo 3 vittorie di fila e perde il recupero dell'ultima giornata del girone di andata contro la Salernitana, non disputato per casi Covid nella squadra campana. Avversario più motivato, certo, perché crede nel miracolo salvezza, ma è un Udinese che l'ha persa per troppa voglia di vincerla. Il primo tempo è un monologo della squadra di Cioffi che rivoluziona tutto il centrocampo e lancia Soppi al posto dello squalificato Molina, dello Feo in perversa, ma manca sempre l'ultima giocata. Il 10 bianconero prima cerca Arslan in area con un tocco sotto, ma il tedesco di origini turche non si fa trovare pronto. De Lofeo si mette poi in proprio, ma dopo una bella finta su Radovano il cizzo destro finisce al lato. Ancora De Lofeo, questa volta in veste di assist man, ma Pussetto perde l'attimo e Sepe si salva in qualche modo. La pressione dei friulani aumenta, ma Sepe è ancora bravo e attento a respingere un sinistro mortifero di Samardžić dalla distanza. Dopo tanto dominio, all'ultimo pallone del primo tempo, la migliore occasione è però granata, con Gjomber che di testa cestina il gol del vantaggio praticamente fatto. Nella ripresa il copione è lo stesso, l'Udinese spinge, la Salernitana attende e cerca la ripartenza giusta, che però non viene mai sfruttata, come da Ranieri che calcia su Silvestri. I campani di Nicola si chiudono a riccio e praticamente rinunciano a offendere. Così l'Udinese ci prova con le conclusioni da fuori, ma prima il mancino di Samardžić è impreciso e poi quello di Zegelar, adattato a destra al posto di Soppi, troppo ambizioso, con almeno 3 compagni ad aspettare una palla al centro. L'idea di calcio dell'ex con il dente avvelenato Nicola per vincere la partita e quindi di non gioco per l'assalto finale si rivela vincente con l'ingresso in campo di Michael e Verdi. Sì, perché dapprima il brasiliano timbra il palo con un destro deviato che aveva tagliato fuori Silvestri e poi all'ultimo respiro un piazzato per l'Udinese si trasforma in dramma sportivo. Samardžić non riesce a chiudere un triangolo con De Lofeo, si perde in un dribbling pericoloso e perde palla. Da lì parte la 4% degli ospiti con Ederson a servire Verdi, implacabile con il mancino di fronte a Silvestri. Ancora in gol alla Dacia Arena l'ex Torino, come aveva fatto 2 volte con la maglia del Carpi. Finisce in gloria per Nicola che centra il secondo successo consecutivo e aggancia Venezia e Genoa a 22 punti con una gara in meno. Sconfitta amara invece per l'Udinese che perde l'occasione per superare il Torino e si ferma sul momento migliore della sua stagione. Ora però la testa va subito al Bologna che domenica ospiterà i friulani senza il bomber Arnautovic, oltre a Medelle e Somarò, tutti squalificati. E andiamo dunque ad ascoltare ora live dalla Dacia Arena anche le reazioni nel giorno dopo questa sconfitta, con la proiezione naturalmente alla sfida di Bologna. Buona giornata ad Alessandro Surza. Ciao Davide, una buona giornata a te, una buona giornata anche ai nostri amici da casa che ci seguono. È una giornata grigia sopra la Dacia Arena qui ad Udine ed è una giornata che rappresenta con questo colore anche un po' l'umore in casa udinese per una sconfitta inaspettata che però è arrivata ieri sera al termine della gara beffarda contro la Salernitana. Una gara giocata comunque male, bisogna dire questo, dall'Udinese che ci ha provato senza però avere la lucidità giusta anche per capire quando era il caso forse di accontentarsi di un risultato positivo senza per forza provare a forzare la mano. D'altronde si dice se non puoi vincere devi cercare di non perdere. L'Udinese non è riuscita a fare questo. Oggi, questa mattina, proprio in questi istanti è appena finito l'allenamento successivo alla gara di ieri in cui i titolari ovviamente hanno svolto una seduta di scarico, mentre chi non ha giocato ieri si è allenata regolarmente agli ordini di Cioffi, che ha già iniziato a mettere dentro i concetti nella testa dei giocatori per quanto riguarda la gara contro il Bologna, che come abbiamo sentito nel servizio di Stefano Giovanpietro si presenterà alla squadra rossoblù senza alcuni titolari importanti come Sumarò, Medel e Arnautovic. C'è stata nel post partita anche l'intervista di Rodrigo Beccao, che adesso andremo ad ascoltare. Lui sì che ci sarà a Bologna, sarà uno dei protagonisti in quella gara che deve rappresentare il ritorno alla vittoria di un Udinese che comunque come obiettivo quello del 10° posto ce l'ha ancora e non l'ha cancellato e non l'ha dimenticato per la sconfitta di ieri. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Beccao. Prima però mi permetto di fare semplicemente un remind, un ricordo, perché ieri
oltre all'Udinese che ha perso contro la Salernitana, c'è stata anche una notizia positiva in realtà per il mondo bianconero, perché il Parma in primavera ha perso 4-0 contro il Venezia, quindi adesso a una giornata dal termine l'Udinese con parità di gare giocate è prima in classifica e basterà tra virgolette vincere contro il fanalino di coda la Reggiana sabato a Reggio Emilia per staccare il pass per tornare in Primavera 1, e questa è una notizia che può far sorridere, no? E fa un po' da contraltare alla sconfitta di ieri sera. Quindi detto questo, e poi ovviamente nel corso delle altre edizioni del TG Sportivi ne parleremo, adesso andiamo ad ascoltare le parole di un deluso Beccao nel post partita e poi in linea a te, David. È un peccato che abbiamo perso questa partita, cioè perché abbiamo cercato di fare tutto quello che aveva chiesto il mister, e poi nel calcio, cioè come dico sempre, ci puoi vincere o si può perdere. Purtroppo abbiamo perso oggi, però c'è per un dettaglio piccolissimo. Continuità. Diciamo così. Però dobbiamo resettare subito questa qua e cercare di pensare già sull'altra, che domenica abbiamo un'altra partita durissima ancora. Anche la prestazione, a proposito, per legarmi a quello che dicevi tu, possiamo dire che è solo un incidente di percorso e che a Bologna si va subito in campo per affamati, insomma, per il riscatto. Sì, sì, possiamo dire così, che è un incidente e cerchiamo di non commettere più questi errori che abbiamo commesso oggi. Come ho detto, pazienza, calcio ci sta, ma dobbiamo imparare con l'errore per crescere. Spazio ora al basket, stasera alle ore 20 al Carnera l'APU Old Wild West entra nel vivo della fase ad orologio andando ad affrontare l'ora sì Ravenna, e allora andiamo a ascoltare le parole alla vigilia di Capitan Antonutti. Abbiamo lavorato queste due settimane dal punto di vista atletico, perché è una stagione un po' particolare, essendo rientrato dal Covid io ho delle tempistiche un po' diverse rispetto al gruppo, quindi siamo molti, molto contenti del lavoro fatto e adesso siamo pronti per il rush finale. Sappiamo che sarà una partita completamente diversa, gli mancavano in Coppa Italia dei giocatori molto importanti, quindi sappiamo che ci sarà un livello di atletismo e di tecnica molto più alto. E noi vogliamo fare una grande partita, vogliamo giocare in casa e tornare alla vittoria, quindi sarà un altro bel esame per poi arrivare alla corsa finale dei playoff. E giocare qui al Carnera pieno è il nostro sesto uomo in campo, quindi sappiate che le grandi partite, le grandi vittorie avvengono se c'è una grande sinergia anche con la gente sugli spalti, con il nostro pubblico, quindi cercate di venire, ci teniamo e sappiate che abbiamo bisogno di voi. Ieri a Trieste invece premiazioni per gli atleti olimpionici e paralimpici del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato alle recenti Olimpiadi invernali, con il presidente del CONI FVG Brandolin a celebrare il loro impegno. Presidente del CONI Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin, ancora una volta gli atleti regionali si sono fatti valere, sono andati con una squadra nutrita alle Olimpiadi invernali. Sì, i numeri in percentuale li ho detti tante volte, la nostra regione rispetto a tante altre regioni anche più grandi di noi hanno portato dei numeri atlete e atleti considerevoli, sia nelle Olimpiadi di Tokyo del luglio-agosto 2021, sia ovviamente in queste della neve 2022. Quindi oggi è giusto che l'intera comunità regionale qui rappresentata dalla Giunta, dal Consiglio regionale, dal Prefetto, da tanti amici dello sport, premi questi ragazzi perché ci hanno rappresentato il meglio. Martina Vozza, una grande esperienza olimpica, emozionante, ma che ha richiesto grande sacrificio. Certo, è stato emozionante, un'esperienza bellissima, unica. Sono molto contenta di aver avuto questa opportunità, visto che sono molto giovane. Sì, ci vuole molto, molto impegno, molto sacrificio, però questa è la vita che mi piace fare, la vita d'atleta, quindi sono contenta di aver partecipato, e anche se le gare non sono andate come volevo, però è stata comunque una bellissima esperienza che mi ha arricchito e mi porterò per sempre dentro. Oh, sì, era la mia seconda Olimpiade, la prima è stata Pyeongchang in Corea, questa di Pechino è stata la mia seconda anche in Asia. Sicuramente è una bellissima esperienza, sono riuscito a centrare gli obiettivi che mi ero
prefissato entrando nella top 20 e quindi sono molto soddisfatto. Ecco, obiettivo adesso Cortina. Sì, prima ci sono i mondiali a Planica quest'inverno, che per me, vivendo a Tarvisio, è come essere a casa, e poi sicuramente Milano-Cortina. Siamo in chiusura, vi ricordiamo gli appuntamenti di giornata su Udinese TV, l'informazione tornerà live alle 15 con Pomeriggio Calcio, alle 16 alle 19 con i nostri notiziari, dalle 19.30 al prepartita della sfida dell'APU contro Ravenna che scatterà alle ore 20. Prima di congedarci vi lasciamo le previsioni del tempo, importanti perché sono in arrivo nuove perturbazioni in Friuli Venezia Giulia, piogge soprattutto nel fine settimana con già tanti eventi che stanno venendo annullati nella nostra regione. Meteo e ancora una buona giornata a tutti. Un saluto e ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì si avvicinerà all'Italia una perturbazione atlantica che porterà un peggioramento sulle regioni centrali, in parte anche al nord, mentre il tempo inizialmente sul Friuli Venezia Giulia sarà ancora abbastanza soleggiato, seppur con un incremento della nuvolosità nella seconda parte del giorno e l'arrivo per qualche pioggia in serata. Vediamo nel dettaglio il tempo sul Friuli, che sarà inizialmente soleggiato, come dicevo, ma con nuvolosità che andrà aumentando nell'arco del giorno e con prime precipitazioni in serata, in attesa poi di un venerdì particolarmente instabile all'insegna del maltempo. Temperature comunque stabili, con punte massime attorno ai 17-18 gradi tra Pordenone e Udine. Per quanto riguarda poi la Venezia Giulia, anche qui tempo inizialmente buono, discreto, con qualche schiarita in più all'inizio giornata, ma poi con la tendenza a un aumento delle nuvole nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata, quando giungeranno anche delle deboli precipitazioni che preannunceranno un venerdì all'insegna del maltempo un po' su tutto il Triveneto. Ma per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo.